Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, buona giornata. Sono Eliana e sono qui per presentarvi l'oroscopo della settimana tra la luna e le stelle, offerto come sempre da Radio Vera e Radio Bruno Brescia. Ma noi abbiamo tutti un progetto esistenziale da compiere? Io, cari amici, ritengo di sì. Nelle tradizioni culturali dei Pellerossa americani vi è la credenza, insomma, che ogni essere umano viene alla luce per realizzare un compito. Quindi ogni indiano d'America dedica ogni sforzo per capire qual è il suo compito. Per questa ragione, diciamo che ricerca con vari mezzi, una visione. In Occidente non cerchiamo un bel niente se non il successo, il potere o una serie di oggetti che riteniamo ci possano rendere felici, ma invano. Forse possiamo essere felici solo se riusciamo a incamminarci verso la realizzazione di noi stessi, ovvero del nostro progetto esistenziale. Bando alle ciaccole e iniziamo con i primi segni dello zodiaco. Ariete, si sta per concludere una fase economica favorevole. Le vostre chance di guadagno, devo dire che sono molto, molto buone, insomma, il trend è decisamente positivo. Quindi, quando vi capiterà un imprevisto, non prendetelo come il segno di un rovescio di fortuna, anzi, approfittate dell'occasione per mettere alla prova le vostre connessioni e alleanze. In questa settimana ci saranno dei contrasti in famiglia, attenzione, che saranno comunque di poco conto. Weekend però sereno. Raccogliete delle foglie di menta fresca e mettetele in un angolo della camera da letto. Favorirà i sogni. Per le amiche e gli amici del segno del toro, devo dire che troverete la giusta misura nelle scelte che vorrete intraprendere. State per affrontare un periodo di battaglia, quindi il nemico peggiore siete voi stessi con le vostre ansie e i vostri timori. Il vostro alleato migliore è una potente miscela di energia, risorse e motivazione, accompagnato da una buona dose di fortuna. Obiettivo: cambiare assetto generale. Non si tratta di, come dire, di comprare, che so, un divano nuovo, ma di modificare il modo di porsi davanti alla vita e al mondo. Filosofia e religione, spiritualità e opinioni andranno rivisitati alla luce di ciò che volete davvero. Raccogliete un mazzetto di fiori di campo e mettetelo in cucina. Favorirà gli affari. La sapete la bella simbologia del fiore di loto? Allora, l'essere umano deve passare attraverso tre fasi definite molto chiaramente nella vita spirituale, che rappresentano l'esistenza in tre livelli: ignoranza, aspirazione e sforzo e illuminazione. Il loto esiste anche su tre livelli: il fango, acqua e aria. Germina nel fango ed è l'ignoranza. Cresce attraverso l'acqua nel tentativo di raggiungere, come dire, la superficie, e questo è lo sforzo e l'aspirazione. Infine raggiunge l'aria e la luce diretta del sole ed è l'illuminazione. Così il loto simboleggia cosa? Simboleggia la crescita dell'essere umano
dai più bassi stati di coscienza fino al più alto. Il culmine della crescita del loto è un fiore bellissimo. Allo stesso modo, il culmine della ricerca spirituale dell'essere umano è il risveglio e il fiorire della sua potenzialità. Gemelli, con martedì avrete una chiara idea di dove stanno gli ostacoli e subito dopo vedrete altrettanto chiaramente quale potrebbe essere l'espansione del vostro orizzonte. Il traffico in entrata e in uscita del denaro si fa più dinamico. Vi consiglio di tenere d'occhio la situazione. È chiaro che qualcosa va cambiato, altrimenti rimarrete a girare in tondo sulle vostre difficoltà, come un disco rotto. In seconda istanza, anche i rapporti con le persone cambieranno, forse in modo sottile, ma in profondità. Raccogliete qualche rametto di salvia e tenetelo in casa, favorirà la concentrazione. Per le amiche e gli amici del Cancro, in questa settimana potrete dedicarvi con successo alla revisione della vostra alimentazione e anche al consolidamento del vostro territorio in senso fisico e anche simbolico. Quindi la casa, il giardino, la terra, ma anche le convinzioni politiche, le opinioni sul mondo, la base della vostra identità saranno oggetto di osservazione, di revisione, nonché di elaborazione. Avrete facilità e slancio nel fare queste cose. Il momento, cari amici, è con voi. Un unico avvertimento: non fate acquisti importanti sino al mese di luglio. Raccogliete qualche fiore giallo e tenetelo in casa. Favorirà la forza. A dopo! Step, eh?